Fin dalla mia prima giovinezza sono sempre stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato, e ancora mi sembra, che sia la più grande fonte di poesia di ogni tempo. Ciao, sono Lorenzo, ma qui a parlare è Marc Chagall, uno dei più grandi pittori del Novecento. Tra le sue opere più note ci sono Compleanno, dedicata alla moglie, Io e il villaggio, La passeggiata. Ma non meno importanti sono le opere che l'artista russo di origine ebraica ha voluto dedicare alla Bibbia. Sono tante, tantissime, circa 400, contando anche i disegni preparatori che nel caso di un artista del suo livello sono a loro volta dei capolavori. Noi ci soffermiamo sulle grandi tele che si trovano a Nizza, al Museo Marc Chagall, e in particolare sulle 12 che riguardano il libro della Genesi e il libro dell'Esodo. Un'altra stanza del museo invece dà spazio ad altre 5 tele sul Cantico dei Cantici, tutte legate da uno stesso colore dominante che è poi il colore della passione, dell'amore. Siamo pronti? Partiamo! La Genesi, il primo libro della Bibbia, si apre con due racconti della creazione diversi tra loro. Il primo è quello della creazione in 6 giorni, il secondo quello di Adamo ed Eva. È quest'ultimo quello che Chagall ha in mente quando realizza questo olio su tela. Lo capiamo dal serpente arrotolato sotto il corpo di Adamo e dalla tentazione nella quale cadranno presto Adamo ed Eva, in basso a destra, che mangeranno il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Al centro l'angelo con Adamo lo sorregge, anzi di più, il suo braccio destro si prolunga nel braccio destro dell'uomo. Adamo, che come vedremo è molto simile al corpo di Isacco di un'altra opera, quella sul sacrificio di Isacco. Adamo e Isacco, uno è appena nato, l'altro viene promesso in morte. Ma non è l'unico doppio di quest'opera. Giallo e blu, armonia contro dinamicità. E soprattutto, se da un lato c'è il peccato, dall'altro c'è Gesù. Questa è un'intuizione di Chagall, un'aggiunta successiva, perché nei disegni preparatori, eccezione fatta per uno, non vi era traccia del Cristo crocifisso, poi inserito nei 9 pastelli che hanno preceduto questo lavoro. Peccato e redenzione. Ci sono altri personaggi, Geremia, il profeta delle lamentazioni, che piange su Gerusalemme distrutta. Troviamo due soggetti metà uomini e metà animali, un rabbino con la Torah, la legge, in mano, alla testa di una capra, più a sinistra un gallo al volto e il petto di donna. Rimandano forse all'opera di Chagall sull'arca di Noè, dove il destino umano e quello degli animali sono strettamente uniti. Vicino al rabbino ecco Aronne, il fratello di Mosè, e qualche traccia di Mosè la troviamo con le tavole della legge sulla sinistra, richiamate da un personaggio con un libro aperto che sta leggendo o cantando. Cosa sta tenendo Aronne? Il candelabro con le 7 braccia che riprendono i 7 giorni della creazione, stavolta quelli del primo racconto. Così come la sfera di fuoco potrebbe rimandare a sua volta all'inizio della stessa creazione. Un angelo con 4 ali, come i cherubini che vegliano l'arca, porta dei fiori, un'offerta forse rivolta allo stesso Cristo. Già, perché la creazione dell'uomo ci parla anzitutto della miseria della condizione umana, del peccato, ma anche e soprattutto, oltre la scala della passione, ci parla di una speranza. Adamo ed Eva sono abbracciati, hanno entrambi responsabilità del peccato. Il serpente sorride perché la tentazione, l'inganno, si presenta seducente. La protezione di Dio, l'angelo, però non viene meno. A sinistra la creazione di Eva,
Adamo, in particolare, col braccio intorno alla testa, è molto simile alla donna sdraiata in una delle opere sul Cantico dei Cantici. Anche in questo caso, blu e verde la fanno da padrona e, come prima, troviamo uccelli, pesci, fiori. Ma Adamo ed Eva hanno voluto ribaltare l'ordine delle cose, pensando di poter diventare come Dio, ed anche la realtà si è ribaltata con la vegetazione a testa in giù. Anche se questo può essere un richiamo anche alla terza opera sul Cantico dei Cantici. C'è un angelo lucente, punisce Adamo ed Eva con un bastone che in realtà non assomiglia alla fiamma della spada folgorante della quale parla il libro della Genesi. È azzurro, si confonde con l'acqua del fiume, dello stesso colore. Forse Chagall non se la sente di dare la stessa punizione. Chagall rappresenta l'interno dell'arca e questa è già una novità rispetto alle precedenti opere su questo tema, nelle quali l'arca viene vista da fuori. Noè sembra dare una carezza a una vacca, a un animale legato al sacrificio. Con l'altra mano accompagna la colomba che tornerà col ramuscello di ulivo, simbolo di pace e del fatto che le acque si sono abbassate facendo riemergere la terra. Ciascun soggetto sembra avere una propria luce, il cavallo è bianco, la cerva gialla, il braccio della donna rosa, il volto di Noè verde. L'umanità sta per nascere, lo possiamo vedere anche da una donna col bambino. Troviamo un'altra scala verso il cielo, ne abbiamo già viste prima. Questa potrebbe rimandare alla scala di Giacobbe e non alla scala della Passione. Non che un riferimento a Gesù sia del tutto assente da quest'opera, almeno quel bambino con le braccia spalancate ci può far pensare a lui. L'arcobaleno è il segno dell'alleanza tra Dio e Noè nel racconto del diluvio universale. Questo arcobaleno però non ha colore, i suoi colori si trovano dispersi su tutta l'opera. Qui l'arcobaleno sorregge l'angelo, creando nei lavori preparatori quasi un semicerchio sopra alla figura di Noè sdraiato. In quest'opera però di formato più allungato non è così, ma lascia comunque l'idea di una circolarità tra l'angelo e Noè, che passa attraverso il dramma dell'esistenza umana e Adamo, blu come Mosè. I due personaggi principali sono peraltro uniti dal giallo, come se la luce dell'angelo illuminasse il volto di Noè. Dicevamo della sofferenza. C'è un villaggio al quale è stato dato fuoco, con la folla in fuga. In alcune bozze il fuoco veniva dall'altare del sacrificio, nell'opera definitiva no, l'agnello non si trova più su un altare ma su un tetto. Forse Chagall vuole spostare il tema religioso del sacrificio al quotidiano. Il sacrificio è quello di chi deve patire la guerra, la fame, la povertà. Eppure c'è spazio per un lampo di felicità oltre a quello dell'angelo. Al centro troviamo una piccola natività, uomo, donna e agnello. L'agnello del sacrificio, ma anche l'agnello che toglie i peccati del mondo, Gesù, anche se in quest'opera, come in tutte quelle che stiamo osservando, la coppia disperazione-speranza convive nella stessa scena. È l'unico dipinto con il rosso come colore principale. Siamo nell'episodio delle querce di Mamre, nel capitolo 16 del libro della Genesi. Nell'ora più calda del giorno, e questa luce rosso fuoco sembra rendere l'idea, tre angeli fanno visita ad Abramo e a Sara per annunciare loro che di lì a un anno diventeranno genitori. Vediamo Abramo, a sinistra anche Sara che sta portando le focacce appena preparate. Forse sta sorridendo, come sorride nel racconto di nascosto, a sentire che lei diventerà madre. Non ci crede, è anziana, e per questa diffidenza verrà rimproverata da Dio.
Poi, lo vediamo a destra, i tre angeli si muovono verso Sodoma, che distruggeranno per le colpe dei suoi abitanti. Ma chi sono questi tre angeli? Vengono spesso letti come le tre persone della Trinità e l'ordine sembra essere questo. A sinistra lo Spirito Santo, che sembra indicare la tavola imbandita. A destra il Padre, con le ali dorate e la veste azzurra, come quella di Abramo, che sarà il patriarca, il papà del popolo ebraico. Al centro il Figlio, che ha una sola scarpa, mentre l'altro piede è nudo. È un tema bizantino questo, che Chagall riprende e rimanda alla forza e alla tenerezza di Cristo.